niente, qui ci abita mia mamma, mi ha chiamato che era esplosa la casa. E per fortuna non è successo nulla a livello di danni alle persone, non si è fatto male nessuno, però la casa è distrutta. Siete fatti un'idea su quello che è accaduto? Adesso stanno guardando un po', probabilmente ci sarà stata una fuga di gas o qualche cosa, perché l'esplosione è stata in uno dei quattro appartamenti, c'è stata un'esplosione. Qui dalla casa non dà l'idea, ma l'interno è tutto aperto, cioè... Dunque, nessuno è ferito grave? No, almeno quello... Chi abitava sotto? Sono degli inquilini che però... I feriti, fortunatamente sembra un miracolo, non sono in condizioni gravi, sono tre persone... diciamo anziane, non giovanissime, però insomma sembra al momento che non ci siano situazioni gravi, per cui questa è la cosa più importante, credo che... È un miracolo, si può dire. Sì, è una sorta di miracolo, anche vedendo la situazione della casa. Credo che ci diranno che la casa è inagibile perché ci sono parecchi danni e adesso vediamo anche se qualcuno ha bisogno di essere ricollocato e poi insomma... Sulle cause dell'esplosione qualche ipotesi? Ci sono più ipotesi, quindi preferisco non sbilanciarmi perché sono anche molto diverse tra loro, però insomma aspettiamo l'esito del sopralluogo e poi capiamo cosa è. Io ero in bar là, lì il bar alla Pieve, si è sentito il vetro ballare, poi fine, pensavo anche fosse stato dei botti da... È successo che nell'appartamento di fronte, non so se sia scoppiato, c'è stata una perdita di gas o qualche altra cosa, è scoppiato tutto... Fino qua l'onda d'urto è stata un po' forte, tutto qua. Che cosa ha visto sul posto quando è arrivato? Niente, le persone stanno cercando di scendere con questa signora disabile che ha dato una mano e le pareti tutte diverte, punto. Lei ha un'ipotesi su quanto è accaduto? Ancora stanno stabilendo i colleghi, lo stanno stabilendo loro. Adesso vedremo cos'è esattamente. In base alla sua esperienza, i feriti com'erano? Si muovevano, quindi adesso lì sono il 118, posso solo dire come erano messi. La signora aveva gli abiti sbruciacchiati, però le persone erano ancora lì, quindi pensi solo a portare giù le persone dopo a chiudere il gas e pensare alle cose più essenziali. Diciamo è passato qui per caso e sono andato dentro per prestare i primi soccorsi, diciamo. L'appartamento com'è, il palazzo? È tutto diverso, le pareti sono giù per ora.